Intanto ieri a Bologna è stata presentata la nuova carta geologica d'Italia. Quella in vigore, dicono gli esperti del settore, non è stata in grado di contenere i danni del terremoto emiliano perché le linee guida per una corretta progettazione sono arrivate troppo tardi. Gabriele Morelli. Uno strumento fondamentale per un paese civile, così è stata presentata a Bologna la nuova carta geologica d'Italia, realizzata dall'ISPRA in collaborazione con le regioni e i dipartimenti di scienze della terra. 277 foglie di mappatura, frutto di un progetto avviato nel 1988 e costato 80 milioni. La carta geologica è la base, diciamo, è il primo layer, come oggi si usa dire, quindi la base su cui puoi costruire tutti gli altri strati, diciamo, con gli altri tematismi, con le tematiche che possono essere quelle della conoscenza sismica o della conoscenza idrogeologica o della conoscenza di qualunque utilizzo, anche dell'uso del suolo, del consumo del suolo. Solo il 3% dei fondi destinati alla ricerca va a finanziare le geoscienze, ma maggiori investimenti avrebbero effetti positivi sia in termini di pianificazione e prevenzione che a livello di crescita, anche economica, per l'intero sistema paese. Una conoscenza di dettaglio anche dal punto di vista geologico ci consente di fare delle scelte di pianificazione e di sviluppo del territorio che siano le più adeguate possibili dal punto di vista della non esposizione ai rischi e dell'ottimizzazione dell'investimento. La valutazione a livello europeo che per ogni euro speso sostanzialmente ne deriva un vantaggio di 10 euro, cioè sostanzialmente abbiamo un ritorno di 10 euro. Il lavoro fatto per realizzare la nuova carta geologica è ancora incompleto, solo il 40% dell'Italia è stato fino ad ora mappato. L'Emilia-Romagna è una delle due regioni totalmente monitorate, ma ciò non ha impedito di evitare i danni causati dal terremoto del 20 e 29 maggio. Il problema, secondo gli esperti, sta nel fatto che il patrimonio edilizio riflette una normativa in vigore fino al 2006, quando ancora la zona non era considerata sismica. Avrei fatto i salti di gioia sapendo che quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni fosse stato utile in Emilia-Romagna per salvare le vite, e purtroppo non è stato così e ci è mancato poco, perché appunto eravamo su questo cammino, erano su questo cammino 10 anni, forse sarebbero bastati, ecco, per riprendere un po' anche le strutture più a rischio. Tra le tante emergenze causate